Prima o poi mi metto qui in piazza a Bolzano, faccio una bancarella. Oh, buona domenica, come state? Io sempre molto molto bene quando posso aprire i pacchi che sono arrivati durante questi giorni. Neanche ve lo sto a dire, ci sono un sacco di cose super super interessanti, ma vi ricordo anche che in questa settimana ci sono le offerte di primavera di Amazon e sul mio canale Telegram delle offerte continuano a uscire veramente dei prodotti interessanti, quindi vi invito a unirvi al mio canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione. E detto questo direi di partire svelto perché i pacchi sono davvero molti e partiamo con questo enorme pacco bianco. E partiamo molto bene perché questo pacco davvero grande arriva da Yale, non dall'università ma dall'azienda che realizza serrature appunto per porte e tantissime altre cose. Qua naturalmente parliamo di una serratura smart, neanche ve lo sto a dire. Confezione di assoluto pregio con tanto di paglia per andare a proteggere e nascondere questi prodottini che mi sembrano davvero molto interessanti. Del resto ci avviciniamo a Pasqua e quindi la paglia ci sta, no? Siamo abbastanza in tema. Comunque, tornando a noi, mi hanno mandato la Linus Smart Lock, che è una serratura smart che lavora sia con Google Home che con Alexa che con Apple HomeKit, e il Wi-Fi Bridge che permette di utilizzarla anche da remoto. E guardate che bellezza di serratura. Intanto mi piace molto il design, mi piace la colorazione nera così molto opaca, molto bella. Devo dire che è un prodotto piuttosto massiccio, non vedo davvero l'ora di provare il suo funzionamento e ve ne parlerò in un video sicuramente a parte in cui vi spiegherò un po' tutte le sue funzioni. Nel frattempo vi lascio il link qui sotto in descrizione così potete andare già a vedervi un po' di informazioni ed eventualmente il prezzo. Nel frattempo ringrazio Yale per avermi mandato questo prodottino da provare e direi di continuare con l'apertura dei pacchi. Ok, pacco con lettera che andrò a leggere non prima di avervi presentato però lo sponsor di questo video, che già conoscete, si chiama Letyshops, che altro non è che un servizio cashback che permette di risparmiare sugli acquisti online. Io lo utilizzo via app, ma c'è anche l'ottima estensione per browser. Il servizio ovviamente è gratuito e ti permette di ricevere un cashback, cioè un rimborso in denaro sui tuoi acquisti direttamente su PayPal o per bonifico bancario. Io tra il resto ho già ricevuto il mio primo credito cashback, quindi vi posso garantire che funziona. Ora poi sono stati aggiunti altri store molto interessanti per noi che amiamo la tecnologia, come Media World e Prime, Acer, che vanno ad aggiungersi a già altri conoscitissimi come Unieuro, Gearbest, Banggood, Lenovo, Microsoft, ma naturalmente ci sono tantissime altre opportunità in molte altre categorie merceologiche come l'abbigliamento, le scarpe, i viaggi, con cashback in alcuni casi anche molto interessanti, anche fino al 35%, peraltro poi alla prima apertura per 7 giorni si avrà diritto a un 30% di cashback ulteriore. Insomma, non vedo perché non farlo, visto che alla fine si ricevono in dietro soldi su acquisti che comunque andavano fatti, e pochi o tanti che siano, secondo me è sempre un'ottima opportunità da cogliere. Perciò vi lascio il link qui sotto in descrizione per scaricare sia l'applicazione di Letyshops che il suo browser web. E detto questo, continuiamo con questo pacco che, come vi dicevo, ha una lettera scritta da Emanuele Salvagno che si complimenta per il mio lavoro e in occasione del rinnovamento dello studio ho pensato fosse gradito un piccolo omaggio per arredarlo e renderlo accogliente. Vediamo cosa mi ha mandato. Ah, sembrano due stampe, due quadretti molto carini con grafica astratta. Devo dire molto interessanti, carini. Grazie, grazie davvero Emanuele. Belli, belli. Devo dire, niente niente male. Grazie mille Emanuele per questo graditissimo regalo, davvero. E detto questo, continuiamo con il prossimo pacco. Tribit. A quanto pare dovrebbero essere un paio di auricolari True Wireless. Flybuds C1 Wireless Earbuds. Eccoli qui. Non c'è sempre tantissimo da raccontare, no? Ormai le conosciamo tutte, però devo dire che qui all'interno vedo che ci sono un po' più di gommini del solito. Vedo che c'è un cavo USB-C per la ricarica. Gli auricolari sono in-ear e il cofanetto è nero però satinato. Devo dire che toccandolo dà una percezione di qualità superiore rispetto al solito. Devo dire che
mi stanno già abbastanza comode così indossandole senza nemmeno cambiare il gommino e hanno un isolamento passivo interessante. Ok, qui lateralmente c'è il tasto per regolarle. Devo dire che guardandole così da vicino vedo che c'è anche una pregevole finitura rossa metallica qui sull'auricolare. Non sono male, devo dire, non sono male. Anche ascoltandole, chiaramente è prematuro per dare un giudizio definitivo, però mi colpiscono per quanto il suono sia corposo rispetto ad altri modelli. Ora, sempre rapportato al prezzo, che ve lo devo dire, non lo ricordo, quindi vi lascio come sempre il link in descrizione, vi andate a vedere il prezzo, le caratteristiche e poi deciderete voi come sempre. Però non sono male, così insomma prenderle in mano sicuramente meglio di molte altre. Del resto Tribit non fa prodotti malvagi, mi ricordo anche che avevo provato tempo fa uno speaker che non era niente male, davvero. Andava molto molto meglio rispetto diciamo al suo prezzo, quindi molto molto bene. Detto questo, continuiamo con pacchi che arrivano da Amazon. Ah, ok, questi sono due supportini per controller di Xbox che ho ordinato su Amazon. Praticamente qui metti il controller e qui metti lo smartphone e ti permette di avere un controller che sia compatibile con l'iPhone, con l'iPad o semplicemente per giocare in streaming con la Xbox o con altri servizi come GeForce Now. Ma io l'ho acquistato per un altro motivo, per un progetto che vedrete presto qui sul canale e che non vi posso dire. Altro pacco, sempre che arriva da Amazon, e questa è la seconda parte del progettino. Queste sono cinghie per trolley. Mi piacevano perché erano verdi e ci stanno. Anche queste sono per il progetto che ho in mente. Secondo me, da questi due indizi, non riuscirete a capire cosa voglio ideare. Ma è qualcosa che se mi verrà, ragazzi, se mi verrà veramente molto molto interessante. Perciò attivate la campanellina, mi raccomando, così rimarrete sempre aggiornati sui prossimi video. Naturalmente anche di sta roba io vi lascio il link, poi io, se vi interessano bene, se no magari vi interesseranno per altre cose. Altro pacco, questo arriva dalla Cina. Ok, mi hanno mandato una batteria di auricolari wireless così, giusto per gradire. Prima o poi mi metto qui in piazza a Bolzano, faccio una bancarella e metto tutti i miei auricolari wireless in vendita. Allora, ZMI Pure Pods Pro, ovviamente, perché la versione Pro ci deve essere di qualsiasi cosa in questo mondo. E qui abbiamo anche le ZMI Pure Pods Pro. Non capisco la differenza, probabilmente il colore, immagino. Il cofanetto è interessante perché un grigio sembra quasi metallizzato. Molto carino. Ah, si accende il logo qui davanti e c'è anche il tasto. E devo dire che sono abbastanza simili un po' a tutti i modelli che si trovano, no? Con l'archettino, ma sono in-ear molto interessanti. Facciamo la prova. Anche queste hanno i comandi sull'archetto, in questo caso sono touch. Devo dire che hanno dei bassi ancora più corposi del modello che ho provato, ma vedo che qui mi hanno mandato anche dei cofanetti, delle piccole custodie per andare a proteggere il cofanetto. Se volete regalarle magari a un figlio o una figlia, è carino, no? Non è niente male, devo dire. Guardate anche che carino che rimane il buco col loghettino. A questo punto andiamo a vederci anche le altre, che in questo caso sì, sono uguali ma in versione bianca. E allora andiamo a vedere questa versione, che è diversa perché non è la Pro. Sì, questo modello non Pro ha il cofanetto lucido, sostanzialmente abbastanza simile, però è un modello diciamo inferiore al cofanetto lucido, però bianco non preferisco rispetto al nero perché almeno non si vedono le impronte. Sicuramente queste sono migliori. Sì, vabbè, c'è l'applicazione, ma è totalmente in cinese. Onestamente non so che farci, però devo dire che mi sono piaciute, mi piace anche il fatto che ci sono queste custodie carine, non sono niente male. Non ho idea di dove le vendano, adesso mi recupero il link, magari mi faccio dare anche un coupon se è disponibile. E ve le lascio qui sotto in descrizione. E ho lasciato per ultimo il pacco più grande del lotto, che apro qui sotto e adesso vediamo cosa c'è all'interno. Ok. Ah. Signori, figata atomica. Roidmi mi ha mandato
questo nuovo prodottino Redmi, che sapete fa parte della famiglia di Xiaomi, fa prodotti per il floor care eccezionali. Ho provato anche le loro scope wireless, davvero interessanti. Lavora con Mijia, che è appunto l'ecosistema di Xiaomi per tutto quello che riguarda la parte smart, e si compone di due pezzi davvero molto interessanti, perché qui abbiamo il robot, il Redmi, con pulitura del pavimento oltre che aspirazione, e qui abbiamo la sua torretta che permette appunto di scaricare la polvere all'interno. Vedo che c'è anche un ottimo display. Wow, davvero, sono curioso di provarlo. Io amo i robot aspirapolvere e quindi sì, adesso lo metterò a lavorare al posto del mio S5 Max e vediamo quale dei due andrà meglio. Però questo ha la sua torretta per scaricare la polvere, che non è davvero niente male. Non sto nemmeno ad aprirli, perché anche loro ve li porterò in un video dedicato a dei gadget dopo averli provati per un pochettino, perché sicuramente ha più senso che farveli vedere qua ma non sapervi raccontare un po' il loro funzionamento. E allora le mettiamo da parte. Qui c'è il delirio di cartoni, ma io sono super contento perché ci sono un sacco di prodotti che potrò provare in questi giorni e portarvi nel dettaglio per quello che riguarda appunto la mia esperienza di utilizzo. E se il video vi è piaciuto anche a voi, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e commentate qui sotto, fatemi sapere se avete domande, richieste, insomma qualsiasi cosa, io proverò a rispondere a tutti quanti. E detto questo, non posso fare altro che ringraziarvi e augurarvi una buona domenica. Grazie da Manuel Agostini e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.